In questi giorni sto leggendo L'arte di ricominciare di Fabio Rosini e attraverso i 7 giorni della creazione cerca di proporre un itinerario di discernimento. Già il primo giorno, quando si parla in principio era il caos, era il nulla, già ho trovato una frase molto bella, molto interessante che vorrei condividervi, che ci aiuta un po' a capire anche questo quarto capitolo della lettera di Giacomo. Deglutire il reale, accoglierlo, smettere di farci a botte, accogliere di essere vivi e poco altro, accogliere che non cominciamo risolti. Non partiamo già a posto, salpiamo da poveri, decolliamo con assetto storto, con le mani vuote e senza vanti da campare. È così che si inizia, dal nulla. Mi è piaciuta moltissimo questa frase perché al di là delle sue metafore, dei suoi momenti anche ritmici, poetici, però ci fa capire che noi tante volte siamo in lotta con noi stessi e con gli altri perché desideriamo sempre di più. Smaniamo nel voler sempre di più mostrare le nostre capacità, il nostro desiderio di prendere il largo, ma di farlo in autonomia, di farlo mettendo al centro noi stessi. E tante volte facciamo a cazzotti con tutto il mondo. Con noi stessi innanzitutto perché non ci accettiamo, non ci comprendiamo, non ci vogliamo bene e poi riversiamo le nostre ipocrisie, le nostre brutture, bruttezze negli altri. E quindi quando vediamo qualcun altro che invece è più fortunato di noi, forse ha gestito meglio anche le sue fragilità, anziché essere contenti per l'altro, siamo invece gelosi, montiamo in superbo, montiamo in invidia. E quindi iniziano le discordie. Iniziano le lotte che non fanno soltanto male agli altri, ma non fanno male a noi stessi. Diceva la nonna, quando tu sputi in cielo ti torna in faccia. Cioè, chi avverte un problema, chi avverte un disordine, non può pretendere che gli altri lo risolvano, ma sei tu stesso che ti devi muovere perché possa risolvere la tua situazione di disagio. Ecco che tornano la fede, le opere, l'attenzione ai poveri, l'attenzione alla fragilità, l'attenzione all'altro, perché nell'altro c'è il volto del fratello, c'è il volto di Cristo, c'è i tratti del volto di Cristo che dobbiamo scorgere e aiutare l'altro a guardarli, a riconoscerli per dire io sono figlio di Dio, sono fatto a sua immagine e somiglianza e le brutture della vita posso anche squamarmele da addosso. Perché possa venire fuori il volto luminoso, trasfigurato di Dio. Tutto questo però è facile dirlo a parole, è difficile metterlo su nella pratica. Ed ecco che San Giacomo un po' ci rimprovera perché la nostra vita è fatta di guerre, di liti, anche se noi millantiamo essere costruttori di pace, però fondamentalmente la nostra vita è fatta di guerre interiori, anzitutto con noi stessi, con il nostro modo di essere, con quello che desidereremmo fare e con quello invece che non facciamo. Un po' come San Paolo che diceva, vorrei fare il bene che desidero e non fare invece il male che compio ogni giorno. È una lotta continua con noi stessi, ma qual è la fonte da cui dobbiamo trarre vantaggio per poter migliorare la nostra esistenza? È la parola di Dio, è Dio, è Lui che deve essere la nostra fonte principale, il nostro luogo sorgivo da cui poter attingere. È cercando di imitare Lui che possiamo migliorare noi stessi e se miglioriamo noi stessi, siamo noi che siamo artefici di guerre, di lotte fratricide, di discordie. Siamo noi che possiamo mettere da parte le asce di guerra e poter iniziare a costruire ponti e non muri. Ecco, tutto dipende da noi, dalla nostra capacità di scommettere sull'altro, come Dio scommette su di noi. Dio scommette su di noi.
anche se siamo guerriglieri, ha scommesso su San Paolo, cambiando la sua vita, cambiando il suo tratto caratteristico. Ha usato le potenzialità di San Paolo per poter correre e cavalcare per le strade del mondo, annunciare il Vangelo, la battaglia del Vangelo, piuttosto che la battaglia dell'ipocrisia o la durezza del tappare la bocca a chi desidera esprimere una libertà di fede, una libertà di coscienza, una libertà di amore. Ecco, in questo San Giacomo ci ammonisce e poi ci dà anche degli avvertimenti. Oggi o domani andremo nella tua città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni. Mentre non sapete quale sarà domani la vostra vita. Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ora invece vi vantate della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è iniquo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quando diciamo, anche come proverbio, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Se io oggi ho l'intuizione di voler salvare un fratello, aiutarlo, riconquistarlo, far pace con lui, non devo rimandare alla prossima occasione che lo incontrerò. Certo, il rapporto nel pelle a pelle, quello faccia a faccia, aiuta un po' di più, anche se noi siamo un po' dei tipi ansiosi, dei tipi che ci lasciamo troppo agitare, rischiamo di fare più danni che bene. Ma se siamo ora illuminati dalla sapienza di Dio che ci chiede di compiere un gesto di grande carità, di grande attenzione verso il prossimo, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, fallo subito, scrivi una lettera, scrivi un messaggio, chiamalo, parlaci, ascoltalo, ascolta quello che ha dentro, non ascoltare quello che dice con la bocca, perché noi quando parliamo con la bocca diciamo delle cose insulse, ma dentro abbiamo dei tesori che rimangono ancora celati e che invece se vengono fuori veramente danno il meglio. Allora fratelli e sorelle, che questo terzo giorno di esercizio spirituale ci aiuti a comprendere l'urgenza di fare la cosa giusta, l'urgenza di fare, l'urgenza di agire, l'urgenza di uscire, la Chiesa in uscita, l'urgenza di abitare, vedete i cinque verbi della Chiesa, del Convegno di Firenze, no? Entrare nella vita dell'altro, abitare la situazione storica dell'altro, trasfigurare, testimoniare. Sono i cinque verbi che hanno mosso un po' l'itinerario della Chiesa italiana, che sta ancora muovendo. Il suo Papa Francesco gli ha richiamato ancora una volta l'attenzione nell'ultima assemblea per il sinodo della Chiesa italiana. Dobbiamo abitarci, abitare l'altro, non giudicarlo soltanto dalle sue azioni o da quello che dice o da quello che fa, ma capire il cuore di quella persona, cosa ha dentro, perché agisce in questa maniera, cosa si sta vivendo. Dietro ogni azione, dietro ogni peccato che confessiamo, c'è una motivazione più profonda che dice molto di più di quello che noi facciamo. Ecco, avere a cuore il fratello non è soltanto portare il fratello in carrozzina, dargli un passaggio, indicargli la strada per la chiesa, indicargli la via del rosario, non è solo quello. Avere a cuore il fratello significa abitare il suo silenzio, un po' come ha fatto Gesù nella guarigione del sordo, vi ricordate? Marco capitolo 7, prende questo bambino sordo che la comunità gli ha presentato, lo porta in spate lontano dalla folla perché lui possa abitare il silenzio di quel ragazzo, possa riempire quel silenzio, quel vuoto, con la sua presenza salvatrice, di guarigione, e poi possa toccarlo nelle sue parti più sensibili, le orecchie e la lingua, e restituirgli la dignità
è un processo e un passaggio, ma che richiede tatto, delicatezza, non richiede comportamenti e azioni maldestre, non richiede fretta. Viviamo in un mondo dove tutto è subito, non possiamo scherzare con la vita degli altri, dobbiamo essere attenti, dobbiamo toglierci le scarpe, camminare in punta di piedi per chi può farlo, anche idealmente, non soltanto fisicamente, ed entrare nella terra baciata da Dio, nella terra santa dell'altro, senza sporcarla della nostra sozzura, ma ricordandoci che andiamo lì per portare Cristo. Nessuno va da un altro fratello a portare se stesso. L'errore di molti è quello di portare noi stessi e di non fare le cose per gli altri, ma di farle per noi stessi, perché noi abbiamo il vuoto. Amiamo perché vogliamo qualcosa in cambio, ci doniamo perché desideriamo che qualcuno si doni a noi, ci affezioniamo perché vogliamo che qualcuno si affezioni a noi. E questo, quando non accade, ci rende a pezzi, ci fa soffrire. L'amore più bello, ma è anche l'amore più difficile, è quell'amore generoso di chi dà e non chiede nulla in cambio per sé. Buona giornata e buoni esercizi.